Ragazzi, buongiorno. Oggi vi do il buongiorno dal bagno perché stavo per lavare il bucato di Denise. Infatti, ieri nello svuota la spesa vi ho fatto vedere questo scioglimacchia. Lo prendo all'Eurospin ed è comodo perché ha questo erogatore qui a spruzzo ed è comodissimo. E mi sono ricordata di farvi vedere, di segnalarvi due prodottini che io acquisto in un altro negozietto qui discount. Ora non so se c'è anche da voi, e ve li faccio vedere perché costano poco e sono ottimi secondo me. Allora, ragazze, il primo è questo qua. Per il bucato a mano, sia per bianchi che per colorati, ha un profumo. Ha un ottimo profumo e mi piace tantissimo, anche la consistenza non è molto liquido. E l'altro è questo qua per lana e delicati. E qua dice sia a mano che in lavatrice, però io le robicine della bambina che ho acquistato, che sono nuovi per l'inverno, che ho già lavato per mettere nell'armadio, non le ho lavate in lavatrice perché li vedo molto molto delicati e li ho lavati a mano con questo qua e vi posso garantire che ha un profumo ottimo. E niente, vi volevo solo segnalare questo. Ragazze, vi volevo far vedere. Questi sono stati i miei primi lavori a punto croce e ne ho tanti da farvi vedere. Infatti, anche se Morena è grande oramai, mi dispiace tantissimo buttarli e ancora li usiamo perché c'è un sacco di lavoro, cioè, ce ne sono di punti. E man mano poi come trovo qualcosina vi mostro perché sono proprio sembrano dei dipinti. Ho anche un quadro di 1,20 m, 1,30 m, tutto appunto croce, che sarebbe poi una staccionata con dei cagnolini cuccioli piccolini. Ve lo mostrerò perché è bellissimo, è bellissimo. Allora, ragazze, io ho fatto
il brodo, li ho omogenizzati di verdura per Denise. Ovviamente qui si crea sempre il caos. Un attimo che abbasso. Qui si crea sempre il caos quando si fanno queste cose. E qui c'è una bimba monella. Qui c'è una bimba monella. Bene, io continuo perché devo sistemare ancora la camera da letto perché la bambina si è svegliata tardi. Di conseguenza, quando si sveglia tardi, sistemo tardi la camera da letto. Però non è un problema. I pray for my homies out there. Please God, give them strength. Please God. Ragazze, buongiorno, buon mercoledì. Per me è mercoledì e è il giorno dopo, infatti ieri poi non ci siamo viste più. Ho filmato solo qualche scena per farvi vedere la magnifica serata di ieri sera. Infatti ieri sera abbiamo trascorso una bellissima serata con mio fratello, la moglie, i bambini, due amici di famiglia e abbiamo mangiato il tonno. Mio marito e questo amico di famiglia ha pescato domenica un tonno enorme, ragazze. Se mi ricordo vi metto la foto qui. È un tonno enorme, abbiamo deciso di mangiarlo poi in campagna perché sapete quando si fa pesce, se si può evitare di farlo a casa è meglio. L'abbiamo fatto, cioè, l'ha fatto a fette mio marito perché era enorme, quindi l'ha fatto lui a fette e l'abbiamo fatto sulla brace. Poi ho pensato di farlo a cubetti insieme ai pomodori. Le olive con gli spaghetti, che vi devo dire, proprio era buonissimo. Un sapore proprio ottimo. Ma poi, più che altro, è stata la serata. Perché queste sono le piccole cose, cioè queste sono le cose che a me piacciono. Sono le serate così tranquille tra amici, in famiglia, e sono le piccole gioie poi, sono le piccole gioie. E niente, lì vedete l'orchidea ancora viva. Ancora viva, ragazze, datemi dei consigli su come. Allora, mi hanno detto che bisogna dargli l'acqua raramente e mia cognata mi ha detto che non bisogna fargli prendere il sole, l'aria, cioè non deve stare vicino alla finestra, ma non deve prendere correnti d'aria.
Ma io lo faccio, però poi non lo so perché mi dura poco. Ma vedremo questa, vedremo quanto durerà. Niente, io penso di chiudere il vlog perché tra le clip di ieri e oggi non lo voglio fare così lungo. Poi a momenti si dovrebbe svegliare Denise e poi gli faccio il bagnetto e mi dedico a lei. Quindi vi saluto, vi abbraccio, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, seguitemi anche su Instagram. Come sempre mi trovate come Angela di Trani. Ciao!